Nei nostri incontri con gli assistenti arbitrali che durante la stagione sportiva 2021-2022 hanno esordito in Serie A, troviamo oggi Francesca Di Monte, sezione di Chieti, 38 anni, arbitro dal 2002, assistente arbitrale dal 2007 e il 27 ottobre 2021 ha esordito in Udinese Verona in Serie A. Allora Francesca, intanto raccontaci questo esordio, questo momento così importante, le emozioni vissute. Guarda Federico, è stato un momento fantastico ricevere la chiamata dell'arbitro e realizzare che finalmente riuscivo a fare l'esordio in Serie A. Fatta questa chiamata mi sono seduta un attimo e ho fatto proprio un grande respiro e ho detto ce l'ho fatta. Ovviamente mi sono commossa e per un attimo, forse l'unica volta, ho avvertito proprio la fatica di tutto il percorso. E passato questo momento proprio di grande emozione, ho condiviso ovviamente la notizia con la mia famiglia, con il mio compagno. E simpatico è stato il momento in cui ho chiamato il mio presidente di sezione per avvisarlo e ero proprio in un frullatore di emozioni e gli ho detto: presidente, ti chiamo soltanto per dirti che purtroppo non potrò partecipare al direttivo perché mercoledì faccio l'esordio in Serie A. E lui ha avuto pazienza. E lui mi ha capito ovviamente, ha rimandato il direttivo e tanti ragazzi della sezione sono venuti a vedermi, quindi quello è stato veramente un momento bellissimo. E soprattutto, ecco, riuscire a fare questo esordio in Serie A, a cui avevo cominciato a pensare soltanto l'anno scorso. Devo dire la verità, non pensavo all'esordio in Serie A nei vari anni, perché ho sempre ragionato per step. Dall'anno scorso ho iniziato a pensarci e sono anche molto contenta, devo dire la verità, sono molto contenta che sia arrivato quest'anno, perché si inserisce in un percorso di crescita mia personale sotto ogni punto di vista. Ho lavorato tanto sulla mia mente, sulla mia persona, sono riuscita ad ottenere grandi consapevolezze che mi hanno portato ad avere tanta forza per fare l'esordio e poi fortunatamente andare anche avanti con altre gare. Ecco, la trovo una cosa molto importante lavorare su di sé, perché si riescono a scoprire delle risorse che magari tante volte uno non pensa di avere. Questo è proprio quello che ho realizzato in questo momento storico della mia vita e della mia carriera. E peraltro in questa stagione sportiva, ed è notizia di questi giorni, è arrivata anche una comunicazione molto importante, la convocazione all'imminente campionato europeo femminile. Sono molto felice di questa convocazione, è arrivata due giorni fa, quindi è molto molto fresca la notizia e ci ho sperato tanto, non l'ho mai data per scontato perché è sempre stata una tappa, un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma ci ho sperato tanto per tutto il lavoro fatto negli anni e sono molto molto contenta di essere assistita da due angeli custodi che saranno i VAR in questa competizione, che sono Paolo Valeri e Maurizio Mariani. Quindi l'idea di non andare sola, ma avere loro insieme a me, mi rende molto felice e mi fa stare anche molto tranquilla. E la sezione come sta vivendo questo tuo percorso arbitrale? La sezione è molto molto felice, ovviamente ha lavorato con me sempre, io mi sono anche molto messa a disposizione, ma perché siamo un gruppo molto giovane, abbiamo deciso di prendere in mano la sezione e cercare di portarla il più in alto possibile. Il mio presidente e tutto il direttivo veramente sono molto felici perché riuscire ad avere dei successi in Italia, in Serie A e all'estero e averli attraverso una figura femminile, quindi poter anche dire cavoli ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta proprio con una donna, so che per loro è un grande motivo di orgoglio e sono veramente molto felice, sì. E allora in chiusura un messaggio alle ragazze che ci stanno ascoltando. Un messaggio alle ragazze è questo: provateci, non è precluso nulla a noi, veramente nulla, bisogna lavorare ma così come lavorano gli uomini, per cui è importante sapere che possiamo fare tutto così come gli uomini possono far tutto, la cosa più importante è lavorare. E tutto questo cosa rappresenta per il movimento arbitrale femminile su cui si sta lavorando molto? Rappresenta il successo di un gruppo di ragazze, un gruppo ampio di ragazze che sta lavorando molto bene insieme alla nostra referente che è Katia Senesi. Quest'anno l'associazione ci ha dato la possibilità di formare una squadra e come squadra si
stiamo studiando, impegnandoci tanto sul campo, tecnicamente, dal punto di vista atletico, per arrivare a, ovviamente, ai livelli degli uomini, dei nostri colleghi uomini, e arrivare a toglierci tutte delle grandi soddisfazioni. Quindi diciamo che il mio successo è il successo veramente di tutto quanto il gruppo, e sono molto felice di poter condividere con loro sia i miei traguardi, ma anche quelli di tutte quante le ragazze che piano piano stanno arrivando ai loro obiettivi. Penso alle nuove internazionali, penso alle ragazze che stanno facendo delle grandi esperienze all'estero. Siamo veramente un bel gruppo, e questo lo devo alla nostra associazione, che veramente sta credendo tanto in noi.